Allora, voglio iniziare il video mettendo subito le mani avanti, perché dato che siamo stati in settimana con le polemiche, i discorsi arbitrali, veramente non mi rompete le balle per il rigore. C'era, sacrosanto, corretto, utilizzo la VAR per una volta nella vita, credo che sarà il primo interview senza polemiche arbitrali. Quindi dico, credo che, e sono curioso di vedere se riusciremo comunque a trovare delle polemiche anche in questo interview. Un 1-1 che sostanzialmente non accontenta nessuno. Devo dire la verità, alla fine ci ho creduto. Ero convinto che potesse addirittura arrivare il gol del 2-1 alla fine. Adesso arriviamo ad analizzare la totalità della partita. Prima di tutto vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video come al solito, ma siete sempre bravissimi. E scrivermi qui sotto se siete soddisfatti del risultato e della prestazione. Io un po' sì, un po' no. E per tutto il resto, per tutte le notizie che non commenterò io, ci sono quelli di OneFootball che lo fanno per voi. Scaricare gratuitamente OneFootball sul vostro cellulare è facile e veloce, c'è il link in descrizione e potrete vedere anche gli highlights di questa partita. Allora, quando perdevamo 1-0, io magari stavo già pensando nella mia testa e volevo dire una cosa di questo tipo: sconfitta eventualmente meritata, perché se poi noi non riusciamo a trovare il gol è giusto che perdi, ma loro non hanno fatto niente. E continuo a dire questa cosa qua, perché l'Inter questa sera non ha veramente fatto niente, secondo me. Io sono rimasto sorpreso dall'atteggiamento dell'Inter. Ora, proprio grazie a OneFootball, avremo la possibilità anche di vedere i tiri in porta dell'Inter. L'Inter ha fatto due tiri in porta. Ha fatto due tiri in porta, tra cui il gol, che nasce da un'occasione nella quale la Juve in 10, una deviazione sfortunata che fa beccare esattamente la traversa, che torna in campo come se fosse un gol di FIFA. Rimbalza lì davanti a porta vuota Dzeko. Per me il gol dell'Inter è una sfortuna incredibile da parte della Juventus, e l'Inter, secondo me, male, male, male. Il primo è stata una partita brutta, parto da questo presupposto, una partita veramente che non mi è piaciuta. È stata una partita brutta, ragazzi, è stata una partita tremenda. Nel primo tempo c'era da mettersi le mani nei capelli per la Juventus. Un primo tempo così brutto. Sembrava davvero l'altra sera col Porto. Poi cosa succede? Che dal 60esimo in poi, quando entrano Dybala e Chiesa, forse anche qualcosina in più del 60esimo, poi controlliamo appunto con OneFootball, 65esimo, la Juventus inizia a giocare a calcio. Un po' prima dei cambi, a onor del vero, il baricentro l'avevamo alzato un po', cercando di andare a trovare il gol che poi non arrivava. E con Dybala e Chiesa è stata tutta un'altra storia. Poi adesso domani parleremo dei singoli, perché ci sarà da parlare anche dei singoli. Però meno male che poi abbiamo iniziato a giocare a calcio. Per come è finita la partita e per come è stata arrembante la Juventus nel finale, posso dire di essere soddisfatto dell'approccio finale della gara e del fatto che ho visto un miglioramento, una crescita proprio a livello mentale. Ma per quanto è stato visto invece nella prima parte di gara, ragazzi, ma che fatica! I passaggi sbagliati, i giocatori che non ci credevano, nessuno era al posto giusto, non c'era la scintilla. Poi ripeto, siamo riusciti ad andare all'Inter. Non so se per meriti nostri, secondo me anche tanto per demeriti loro, perché loro non hanno giocato a calcio stasera. Secondo me, l'Inter ha fatto una partita tremenda. Alla fine, forse l'1-1 è anche il risultato più giusto per quello che si è visto, proprio per una partita avara di occasioni da gol. Non ci sono state tutte queste occasioni da gol. Poi dobbiamo ringraziare Dumfries che fa questo fallo assurdo su Alexandro a 5 minuti alla fine e ci dà la possibilità di sbloccarla, perché sennò noi gol non lo facciamo. In area non abbiamo un centravanti in grado di buttare dei palloni dentro. McKennie non si inseriva tutte le volte che sia Chiesa che Kulusevski sono andati a proporre un pallone interessante al centro dell'area di rigore, che erano passati tutte e due le volte e non c'era mai di inserimento di McKennie, che in quella posizione doveva essere lì pronto a buttare dentro il pallone. Io non lo so, ci sono de delle cose veramente in cui siamo ancora indietro, una banalità incredibile. Poi è ovvio che a San Siro contro l'Inter, campione d'Italia, pari te lo pigli, però io sono stato tutta sera con l'idea, la consapevolezza di dire non firmo per il pareggio, perché nella mia testa firmare per il pareggio tanto non mi piace, ma proprio non mi piace, non mi piace proprio. Nel senso, se la Juventus devi cercare di vincere. A maggior ragione, dopo il pari della Roma, il pari del Napoli, il pari dell'Atalanta, la sconfitta della Lazio, la possibilità di riagganciare l'Inter, di rimetterteli un attimo, dire ehi, attenzione alla Juventus. Stasera non si è riusciti a dare quel segnale che secondo me era necessario dare in una partita di questo tipo qua. Forse questa è una partita che
altri anni, negli anni in cui veramente la Juventus vinceva lo scudetto, in cui Allegri aveva al 100% la Juventus in mano, questa si vinceva. Secondo me questa è una partita che ti portavi a casa in tante altre stagioni diverse da questa. Non vincere stasera è proprio, secondo me, la dimostrazione che non sei ancora stato in grado di fare quel passo in avanti. Non sei ancora stato in grado di evolverti a squadra, a grande squadra. Perché secondo me c'è un grande gruppo, questo lo devo sottolineare. Un bel gruppo, mi piace il gruppo di quest'anno. Sotto il profilo della squadra siamo ancora molto carenti. E poi io, ragazzi, scusate, ma lo devo ribadire ancora una volta, questa squadra non fa gol. Questa è una squadra che non sa fare gol. E secondo me è davvero il fatto che non ci sia un centravanti, un attaccante veramente in grado, un goleador, cioè non abbiamo un bomber. Avessimo avuto noi Dzeko quest'anno probabilmente sarebbe stata un'altra roba, ma Morata è molto generoso, ma è un giocatore che lo conosciamo bene, è un giocatore da 10 gol in Serie A, tutte le volte sembra fatto una decina di gol in Serie A, magari la doppia cifra te la raggiunge, sì questo è vero, ma cioè non è Higuain, non è Trezeguet, non è Cristiano Ronaldo, ci manca, cioè cazzo ci manca proprio un attaccante forte secondo me, e anche stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione. Poi ci manca della qualità centrocampo, ci manca un centrocampista in grado di buttare dentro i gol. Quel centrocampista potrebbe essere Locatelli, e già stasera quando è entrato Artur, poi anche nel finale ho visto una buona fase di palleggio da parte della Juventus, e questo sicuramente sarà il futuro, ma ce l'ha detto anche Allegri in conferenza stampa. Io, per quanto sia stata brutta la prima parte di partita, della prima parte di gara della Juventus, e per quanto sia anche stata fortunata l'occasione in cui troviamo il calcio di rigore e andiamo a concretizzare, è stata una fortuna, lo torno a dire, perché senza quella follia di Dumfries probabilmente gol non lo fai. Eppure c'ho questo senso interiore di disagio e di non essere soddisfatto al 100%, perché nella mia testa questa partita valeva tantissimo. Ma al di là dei tre punti che erano sei, proprio per un messaggio sia alla squadra che all'Italia, non siamo stati in grado di fare il passo decisivo per la crescita. Vincere stasera a San Siro avrebbe probabilmente cambiato tutta la stagione della Juventus. Non per il fatto che potesse essere decisiva la partita, ma per l'iniezione di fiducia che davi a te stesso e di sfiducia che davi agli altri. Quindi è ovvio che per come è stata la partita, sei stato in svantaggio tutto il tempo e senza mai anche la possibilità magari concreta di buttare il pallone dentro, vedi il bicchiere mezzo vuoto. Mezzo pieno, però secondo me è mezzo vuoto, non lo so. Dobbiamo veramente migliorare negli ultimi metri, ragazzi, cioè se non migliorare negli ultimi metri, al di là del fatto che è vero non abbiamo un centrocampista, non abbiamo un attaccante, quello che dicevo prima, però ci manca proprio la cattiveria sotto porta, cioè non abbiamo mai la necessità, la voglia di fare della roba del genere. Concludo con una piccola riflessione su quanto è stata la formazione iniziale. Io, ragazzi, l'avevo detto anche su Twitter, Allegri aveva preparata per giocare a specchio con l'Inter, con Kulusevski a uomo su Brozovic e con Chiesa e Dybala da mettere dentro a partita in corso, e questa è stata la partita, e penso che sia stata anche preparata bene perché ha pensato di vincerla sul lungo. L'unica cosa che mi sento di dire, poi magari la riprenderemo anche domani nelle pagelle, è che probabilmente dovevano entrare un po' prima questi giocatori che hanno dato la carica, che hanno cambiato la faccia della Juventus, perché hanno avuto poco tempo a disposizione per farlo dopo una parte tremenda di Juve. Poi si è visto qualcosa di meglio, ma ancora siamo lontani da essere una squadra che crea occasioni da gol, costruisce e va vicino a diventare molto pericolosa. Noi segniamo per degli episodi, decide la crossa bene, la inzucca Kjell, la inzucca Kulusevski, il rigore. Noi per adesso stiamo veramente risolvendo le partite con degli episodi. Ci manca risolverle con le giocate, che questo è sempre stato il grande mantra di Allegri. È per questo che vi dico, stasera questa partita mi lascia l'amaro in bocca, perché sono veramente consapevole del fatto che sì, siamo cresciuti e migliorati rispetto a inizio stagione, ma non ancora così tanto. Non lo so, forse è un po' la mia impressione, forse sono anche un po' troppo severo io, ma mi aspettavo tanto di più questa sera.